E restiamo in tema sempre di vendemmie, sempre di Moscato, abbiamo cambiato territori, siamo nel bolognese Castagnolo, una piccola frazione di San Giovanni in Persiceto. Questa è un'altra forma di impianto, un'altra vendemmiatrice, lui è Claudio Righi, titolare di questo impianto e di questa azienda agricola. Allora Claudio, qua abbiamo visto la cosa che ho notato, che non ci sono impianti di irrigazione, mentre vedi invece la pianta è molto verde, quindi vuol dire che c'è un terreno che ha trattenuto tantissima acqua. Esatto, qua ci troviamo proprio in una situazione molto favorevole per il vigneto, per la sua vegetazione. Il terreno è un terreno leggero in questa parte di azienda, quindi la pianta non ha avuto stress idrici legati all'annata, un po' molto sfavorevole, quindi ci troviamo davanti a un vigneto che ha ben retto alla stagione secca, portando una buona maturazione e una buona quantità di uva a compimento. Quindi siamo molto contenti e soddisfatti dei lavori che abbiamo svolto durante l'annata, perché ci permette comunque di avere un buon raccolto. Nonostante le opere di vendemmia comunque siano abbastanza complicate e lunghe durante l'annata, però stanno procedendo bene. Ecco, questo è un impianto, è una forma di allevamento che diciamo è più rispetto ad altre aree, è un po' atipica, no? Perché se si era partiti anni fa con questa forma di allevamento, poi si è passati alla spalliera. Perché la scelta di continuare con questo impianto? Questa scelta per la nostra azienda è stata pressoché obbligata, perché noi abbiamo rilevato questa azienda già costruita a GDC, quindi abbiamo mantenuto per un semplice fattore economico l'impianto già in essere, anche perché la pianta è sana. Logicamente nel corso dei tempi futuri verranno poi comunque sostituiti questi impianti, perché hanno dei tempi di raccolta un po' più lunghi, anche se la qualità a livello di mosto è molto migliore, però hanno dei tempi lunghi, gestione al verde più complicata, più laboriosa, quindi con la carenza di manodopera che abbiamo soprattutto in questi periodi diventano molto più complicati per noi agricoltori. Essendo obbligati a fare economia di scala, questi sono impianti che creano qualche complicazione in più. Insomma, l'imprenditore deve mettere nel bilancio tutti questi fattori. Esatto, esatto. Silvia Veronesi, socia con il marito Claudio in questa impresa agricola, un'attività che è nuova per te, sì, perché facevi tutt'altro, insomma, sì, come mai questo cambio di, diciamo, di attività? Mio marito aveva la necessità di un aiuto in campagna, io ero disponibile e quindi abbiamo deciso, insomma, di approcciare questo nuovo mondo e lavorare insieme. Insomma, una scelta vincente, direi, mi trovo bene. Insomma, la campagna tira sempre alla fine. Sì, sì, la campagna. Ma la tua attività in azienda, oltre ovviamente la parte di campagna, c'è qualcosa anche che riguarda la gestione complessiva? Sì, gestisco la parte amministrativa, quindi mi occupo, insomma, della contabilità e di tutta la burocrazia, che purtroppo ultimamente è diventata sempre di più, e quindi gestisco. Beh, con anche la tua esperienza precedente questo, sì, ti ha aiutato. Sì, mi viene sicuramente più facile, e quindi cerco di aiutarlo anche in quello. Beh, allora, buon proseguimento. Noi adesso quest'uva la vediamo in cantina processata. Sì. Noi ti salutiamo, andiamo nella cantina di Castelfranco a vedere che cosa succede, perché ci hanno detto che ci sono anche dei macchinari nuovi che sì, diciamo, favoriscono quello, sì, che è il processo produttivo e la vinificazione. È stata cambiata tutta l'attrezzatura, sì. Ciao, buon proseguimento. Grazie, arrivederci. Abbiamo raggiunto il centro di pigiatura di Castelfranco Emilia, vedete il prodotto che è stato vendemmiato poco fa, è arrivato in cantina. Biondi, qui si decide la qualità del vino, insomma, ovviamente occorre la qualità di partenza, che è l'uva, poi da qua, insomma, c'è tutto il resto, un lavoro importante che vuol dire anche il futuro di un prodotto in bottiglia che deve essere poi commercializzato. Sì, stamattina abbiamo visto la fase, diciamo, che è il compimento di un'annata agraria, no? Con tutto quello che comporta, appunto, per arrivare, tutti gli sforzi che il nostro produttore fa per arrivare alla raccolta. Adesso è la fase di consegna, dove verrà la pigiatura, la pressatura, ed è molto importante che siano fasi, come devo dire, tenute sotto controllo, sia dal punto di vista della temperatura, che sarà ovviamente controllata, ma anche dal punto di vista del tipo di pressatura,
a seconda del prodotto che vogliamo ottenere. È molto importante anche i tempi di lavorazione, nel senso che dal momento in cui viene vendemmiata, al momento in cui arriva in cantina, deve passare poco tempo, perché il caldo può somminescare fermentazioni indesiderate in questo caso. Sì, sono due i fattori che incidono. Sicuramente la componente più importante è il caldo che fa può innescare fermentazioni. L'altra cosa è che noi già da alcuni anni abbiamo posto un limite nei quantitativi di conferimento, cioè al massimo una cisterna può conferire 90-95 quintali, per cui è per evitare appunto che avvengano delle fermentazioni con delle masse così importanti. Preferiamo che i nostri soci effettuino un viaggio in più in modo tale ad avere una massa, come devo dire, meno importante per far sì di preservare il prodotto. Questo per garantire sempre la qualità. Ecco Biondi, allora noi adesso ti lasciamo perché sentiamo un po' quali sono i pareri anche dell'enologo, che certo, è quello che poi un domani in cantina fa la differenza. Sarà quello che ci dirà la qualità del vino quando lo metteremo in bottiglia. È fondamentale. Importantissimo. Allora, è intuibile che la qualità del vino parte dal prodotto di base, quindi l'uva, che deve essere di ottima qualità. È chiaro che però anche la tecnologia ha il suo perché, e ne parliamo con Nicola Gentile, enologo della cantina di Castelfranco Emilia. Quindi qua ci sono delle strutture nuove, delle presse nuove che fanno la differenza, così mi anticipava il presidente Biondi. Quindi che cosa significa questa differenza? Vuol dire che qua in queste presse si riesce comunque a fare delle distinzioni sul prodotto in arrivo? Io non sono un enologo, me lo spieghi tu? Certo, sì. L'azienda, la cantina, è da un po' di anni impegnata in tutta una ristrutturazione, soprattutto per quello che riguarda le attrezzature. Quest'anno abbiamo ampliato e rinnovato tutto il parco di pressatura delle uve. Abbiamo acquistato 4 presse nuove, sono delle presse che lavorano a camera chiusa, in assenza d'ossigeno. Cerchiamo di preservare il più possibile l'uva che ci viene conferita. In più, aumentando il numero delle presse a disposizione, contiamo, visto che questo è il primo giorno di vendemmia, perciò è una speranza, non è una certezza, speriamo di riuscire a fare una selezione sempre maggiore, a dedicare a ogni uva la sua specificità, a tirar fuori tutte le caratteristiche di quell'uva lavorandola proprio in queste macchine in maniera dedicata. Questo vuol dire anche un lavoro, diciamo, impegnativo per voi, però la macchina agevola tantissimo e vuol dire anche un prodotto alla fine in bottiglia che aumenta le qualità organolettiche? Ci proviamo. Questa è la speranza. Ci proviamo tutti gli anni, ma la speranza non solo di quest'anno. Riunite Civ ci prova da 60 anni e passa in questa struttura, di migliorarsi continuamente, non siamo mai arrivati, nel senso che il livello, i consumatori ci dicono che è ottimo, però chi si ferma è perduto, perciò proviamo ogni anno di aggiungere un tassello, di cercare di migliorarci sempre di più. Per i due aspetti, dar maggiore valore all'uva dei nostri soci, siamo una cantina che vive dei soci, e dare i prodotti migliori ai consumatori. In vigna gli agricoltori ci hanno detto che quest'anno la qualità, insomma, è buona, anche se in alcuni casi un po' di perdite di prodotto c'è stato. Dal tuo punto di osservazione, quindi tu hai sotto controllo un vasto comprensorio, la tua percezione è la medesima oppure ci sono differenze che variano da zona a zona? Le differenze sono molte tra zona a zona, tra varietà. Alcune varietà più precoci hanno sofferto meno, alcune si sono trovate nella fase di fioritura con dei problemi legati alla siccità o al cambio di stagione. Perciò non tutte le varietà e non tutte le zone hanno gli stessi problemi. Capisco che per il singolo socio il problema può essere tenuto in maggior considerazione, però dal punto di vista della cooperativa, che copre un territorio molto ampio con 280 soci solo per questo stabilimento e con
5-6 varietà di uva da ritirare, noi siamo contenti dello stato sanitario e di come è arrivata a maturazione l'uva. Siamo agli inizi, per l'amor di Dio, non abbiamo ancora verità in tasca, perché è, come per le macchine, anche per l'uva, è il primo giorno di ritiro, ma siamo fiduciosi. Però i segnali sono positivi. I segnali sono tutti positivi. Nicola, ti lasciamo le prese con questa nuova tecnologia. Buon lavoro. Grazie mille.